Tutto con una visita cardiologica, ma finiva quasi sempre con un consulto nelle parti intime. Delle vere e proprie violenze sessuali che venivano puntualmente filmate con una telecamera nascosta. Era questo il modus operandi di un medico di 50 anni che prestava servizio presso l'ospedale di Soverato. La tecnica era sempre questa. Quando arrivava al suo studio una donna avvenente, anche solo per accompagnare un parente, la induceva a fare dei controlli specifici alle ovaie. E a quel punto lui, che non aveva nemmeno la qualifica di ginecologo, fingeva di esserlo per abusare sessualmente delle sue pazienti, in alcuni casi anche minorenni. Un quadro indiziario gravissimo, quello che emerge dalle indagini raccolte dai carabinieri, dopo aver accertato almeno 63 vittime di violenze perpetrate tra il 2017 e il 2022. Tutti i casi in cui il medico induceva le donne ad abbassarsi gli slip ed effettuava una visita, si fa per dire, al solo scopo di toccarne le parti intime, anche posteriori. A volte arrivava anche ad afferrare la mano della paziente per costringerla a toccarlo. Ad incastrare il medico ci sono anche dei filmati che lui stesso girava ad insaputa delle vittime, grazie ad una telecamera nascosta puntata sul lettino delle violenze. Dei video hard amatoriali che erano conservati gelosamente dall'indagato, protetti da password, all'interno dei suoi computer, hard disk e dispositivi cellulari, ora in mano alla procura di Catanzaro. Resta ora da capire quale fosse il vero fine di quelle riprese. E intanto il professionista, in carcere da febbraio scorso, sta per essere rinviato a giudizio con le pesanti accuse di violenza sessuale, pornografia minorile, interferenze illecite nella vita privata e truffa. Sì, perché oltre ad abusare delle sue pazienti, l'uomo si è anche arricchito indebitamente, facendo credere alle malcapitate di avere dei disturbi inesistenti. Un copione utilizzato per anni, che sarebbe continuato chissà per quanto, se solo una ragazza di 20 anni non lo avesse finalmente denunciato. Tutte le altre vittime avevano preferito mantenere quel segreto, forse per la vergogna o per non riviverlo in un'aula di tribunale. Io sono stata vittima di violenza sessuale da parte di questo medico, noto cardiologo. Mi obbligava a masturbarmi perché lui così diceva che le visite, se c'è la visita ginecologica, si sarebbe potuta svolgere insomma nel migliore dei modi, che sarebbe servito a far fare effetto al medicinale che dava. Valentina, nome di fantasia, ci racconta l'inferno che ha vissuto quando aveva 19 anni. Iniziavi la visita, lui ti faceva spogliare, mi faceva stendere sul lettino, faceva la sua visita, faceva le sue violenze su di te, usando anche dei sex toys per favorire, insomma, effettivamente quello che lui faceva. Con lucidità e rabbia ricorda quelle molestie e quelle violenze sessuali subite da parte del cardiologo che si è spacciato per ginecologo. Molestie e violenze sessuali che il medico puntualmente filmava. Riprese che comunque fondamentalmente aveva lui poteva tranquillamente diffondere sul web da qualsiasi parte. La prima volta che Valentina andò nel suo studio per un normale controllo cardiologico, il finto ginecologo la convinse che la sua patologia al cuore avesse una correlazione con un problema ginecologico. Io sono rimasta completamente terrorizzata e tuttora io comunque vivo nel terrore che qualsiasi altro medico o qualsiasi altra persona possa farmi quello che ha fatto lui. Valentina, oggi 22enne, è una delle tante donne finite nella rete del sedicente ginecologo. Siamo nella fase della chiusura delle indagini preliminari, per cui a breve si deciderà se vi sarà il rinvio a giudizio, ovvero l'archiviazione del caso. Questa seconda opzione mi sembrerebbe veramente paradossale. Il copione era sempre lo stesso. Visite fatte nel suo studio privato, a pagamento. Sì, fatte nel suo studio privato a pagamento con appunto riprese da telecamere poste appunto nel suo studio.